ringraziare anche il presidente regionale all'EULP e adesso passo la parola a Simone che conduca a meglio di me. Rosi a questa serata nella quale è vero si premiano gli atleti ma nella quale si premia anche chi veramente genera la pratica sportiva sul territorio. Quindi questa serata promossa dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport, l'associazione benemerita riconosciuta dal CONI nel 1961, che ha nel febbraio scorso aperto proprio una sezione, la sezione del segno intitolata a Fulvio Nesti, qua alla Strassegno. Quindi quale migliore occasione, ora queste premiazioni sicuramente importanti. Quindi io passerei però subito la parola per i saluti ufficiali a Leandro Pecagli e poi ovviamente al sindaco e ad Allegretti. È stato anche un grande uomo nella vita e si meritava di avere questo riconoscimento, come anche poi c'è qui davanti a me la figlia di Egisto Pandolfini che è venuto a mancare lo scorso anno e la lastra insomma lo ha dimostrato, perché abbiamo partecipato al momento di partita, c'era la chiesa piena e c'erano persone che del presente, del passato, ma cuore chiudo, non ti preoccupare Simona e il mio amico Bordocci, ma comunque riconoscimento il premio atleta dell'anno dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport sezione Lessigne Fulvio Nesti, che va a Nicole Foietta della Strassegne, forza alla società che di Scherma di Pistoia, ricordiamo la metà. Possiamo procedere con una camiseria. Era un 85, no, vorrei qualche domanda. Sì, Leandro. Leandro. Aspetta Gianni, rifallo. Leandro. Al Centro Tecnico di Ovesciano, al Museo del Calcio. Grazie. Nicola, ricordiamo lo bronzo, medaglia di bronzo della Coppa del Mondo 2019 di Scherma. Ecco, quel momento ha rappresentato nella tua carriera agonistica un momento determinante, un punto di svolta. Cosa ricordi di quella gara? Beh, ricordo praticamente tutto, non voglio nemmeno scordarmelo. È stato emozionante perché mi sono sentita ripagata di tutti i sacrifici che io e la mia famiglia abbiamo fatto e sono contenta perché non abbiamo mai mollato, non ho mai mollato io e loro mi hanno anche aiutato a non mollare e niente, salire sul terzo posto, vero non il primo ma il terzo posto è stato bellissimo. Assolutamente. La Fiorentina, io ho avuto la fortuna di conoscerlo quando ha iniziato a fare la giornalista e devo dire è una persona che rimane nel cuore, una persona che era sempre pronta a regalare un consiglio, a parlare di calcio e solitamente anche a dare la visibilità al grande valore sociale di questo sport. Quindi chiamerei con noi tra il premio la figlia Silvia e il figlio Massimo. Lastra, tra l'altro, è un membro del consiglio regionale del CONI, è un amico, ha fatto svariati sport. In questo senso ha lavorato veramente bene e questo progetto che premiamo è un progetto che diciamo ha una buona pratica a livello nazionale, quindi importante. Il premio associazione sportiva va dunque all'associazione dilettantistica Lastrigiana, c'è il progetto Un calcio per tutti Onlus e l'abbiamo detto un esempio a livello nazionale. Chiamerei qua con noi a ritirare il premio Cristina Detti che è la responsabile. Perché sicuramente l'ho seguito in anni passati, avevo un grande avvenire. Alessandro. Perché la sede di questa associazione è presso il circolo attivismo, in cui Leonardo è un antichissimo addubbio e di conseguenza non potevano perdere la testa.
senso qui. Grazie. Dopo. Se magari delle raccomandazioni per entrare in associazione. E ci metterà anche vai, ce l'ho, si fa come? Bene, poi abbiamo ancora ex presidente grande Giuseppe, è stato presidente della Pallavolo Lasta negli anni 80, quando io non so dove ero, ma insomma da qualche parte era guardate me nel lontano 70-71 giocavo, ero tredicenne a pallavolo a Monte Orlando, si doveva spiegare un campionato e non c'era soldi, è un dirigente del Pilastrino Nazionale, quindi la stessa. Tutta la mia vita è entrata in terza elementare quando una mia amica mi ha portato semplicemente a vedere un allenamento e perché stasera siamo veramente tanti e capisco che anche la difficoltà di Simona che ha condotto la serata. Simona è una mia, una giornalista di Fondazione Sistema Toscana, una collega che è sempre disponibile quando la chiamiamo. Io ho condotto, grazie a tutti.